Da domani sarà pubblico l'avviso fino al 28 di aprile alle ore 12, è la scadenza, diciamo, di presentazione delle domande. Abbiamo deciso di destinare due tipi di fondi, quindi un contributo a fondo perduto e un contributo su rendicontazione. Entrambi il valore sarà fino a 1.500 euro, riguarderà palestre, scuole di danza, centri yoga, centri personal trainer, tutte quelle realtà che purtroppo sono chiuse da ottobre. Sono cambiati i colori, gialli, rossi, sia arancioni, però l'unica certezza è che loro non hanno mai riaperto, quindi il nostro sguardo e la nostra attenzione va verso di loro. Dicevo, due forme di contributo, 1.500 euro a fondo perduto, servirà a distinguere sulla superficie, quindi se sono realtà che sono sopra i 200 metri quadri o sotto i 200 metri quadri. Dovranno indicare o il codice Ateco o il codice attività economica. Poi ci sarà un altro contributo, sempre di fino a 1.500 euro, per le spese sanitarie, DP, ovvero tutte quelle cose che servono nella gestione dell'emergenza sanitaria. Quindi, diciamo, prevediamo un contributo importante, perché sono circa 50 le realtà del nostro territorio. Il mio augurio è che possano partecipare tutto, è un segno, insomma, comunque di vicinanza a queste realtà.